percepisci il reddito di Sì. cittadinanza? Cosa hai pensato quando hai sentito di questa iniziativa dello Stato? Pensavo che sia una cosa buona. No, buona, buonissima. Io non sono contento di prendere il reddito. A me io voglio lavoro, però non c'è. A me fino a ora non mi ha chiamato nessuno. Un uomo sposato come me, che prende 600, 700, 800 euro di reddito, ci va giusto giusto. E magari purtroppo è costretto a fare anche un lavoro in nero per apparare. Tu sei disoccupato? Sì, vabbè, mi arrangio come tutti gli italiani e i napoletani. Prima solo i napoletani si arrangiavano, invece adesso solo gli E poi per vivere come fai? Lavoretti in nero? italiani. Sì, per forza, e faccio il portapizze. Quanto puoi Dai prendere? 15 ai 20 euro, poi con le mance puoi arrivare pure a 30 euro la sera. Adesso con il reddito che ho fino adesso? Ma bene o male sui 1000 euro riesco a portarlo. Però sono Però sufficienti per vivere. sì, diciamo no, sopravviviamo perché non facciamo niente di straordinario. E a tutti i commercianti e imprenditori che dicono di non trovare lavoratori per colpa del reddito, lui risponde così. Non è vero, perché mi sfruttano le persone. Cioè a me mi è capitato pure a me, però loro te lo dicono poi, cioè devi fare 15 ore al giorno, se ti sta bene la paga sono massimo 40 euro. Al giorno. Sì, e venivano gli immigrati che non lo volevano fare questo lavoro, però noi napoletani lo facevamo. Come li usi questi soldi? Ma diciamo, la maggior parte per fare spese, adesso abbiamo pure i libri, roba per la scuola. Quindi tu hai anche famiglia, giusto? Sì, ho un'azienda dal 2000 in famiglia. Poi nel 2014 abbiamo deciso di cederla perché era calato il lavoro. Non è brutto per te passare da avere la tua attività a vivere alle spalle dello Stato? Non mi sento né in disagio, in colpa con lo Stato, anzi io pretendo dallo Stato perché io mi informo, ho fatto di tutto, ho fatto domande al Comune di Napoli per gli affitti, cioè, rimborsi, questo e quella. Perché comunque, se, come diciamo noi a Napoli, se non ti aiuti tu, non ti aiuta nessuno. Sai che stai facendo una cosa illegale? Se ti beccano, sei al carcere. Sì, lo so. Non ti spaventa? No, mi spaventa più a non mangiare la sera oppure non portare la pappa a mio figlio. Io rischio la galera per mio figlio, non la rischio per me. Però invece di andare a rubare o spacciare la droga, io preferisco fare questi lavoretti miei.